Ciao a tutti e benvenuti su FabPax. Doveva essere un tranquillo Ferragosto e invece Merlin ha deciso di sganciare la bomba. Ed eccoci qui quindi a parlare di Animal Treasure Island in relazione ai corsari di Gardaland. Parleremo di questo logo qui che mi fa ridere sia super sgranato e di cosa significa per i corsari di Gardaland che tra l'altro stanno per chiudere. Chiuderanno il 18 con questa sorta di carnevale festa in maschera organizzata dalla Sabri. Detto questo, innanzitutto buon Ferragosto e iscrivetevi al canale. E allora immaginate questo, una water ride e un leone. No, non stiamo parlando dell'annuncio per Disneyland Paris fatto al D23, questa water ride tema Re Leone che aprirà nel 2000 mai, perché tanto sappiamo come vanno a finire le cose a Parigi, ma parliamo di Gardaland. Ebbene sì, perché Merlin ha registrato questo marchio che vedete qui, Animal Treasure Island, mi sembra negli Stati Uniti, in UK, e poi Gardaland l'ha registrato anche in Italia. È chiaro ed evidente che è legato al discorso dei corsari. Perché? Perché si vociferava già che i corsari venissero ritematizzati in stile cartone animato. Si era trovato su internet che una persona che lavora per me, mi stavo dicendo Jeff Parker, ha realizzato un IP nuovo di zecca, questo, in relazione a una water ride di Gardaland, e quindi insomma cosa può essere se non i corsari. Sappiamo quindi tante cose nuove e in questo video di oggi andremo a vedere un attimino come si compongono tutti i vari tasselli e cosa ci possiamo aspettare dai corsari per il 2025. E allora, iniziamo da questo IP nuovo. Jeff Parker, che lavora nel reparto creativo di Merlin Magic Making, immagino, ha creato nuovo di zecca questo brand, si chiama Animal Treasure Island, esclusivo per Merlin. E hanno poi registrato il marchio, come detto, negli Stati Uniti, in Inghilterra, e Gardaland l'ha registrato in Italia. Quindi è un IP di proprietà di Merlin e sarà a loro sviluppare poi tutti i personaggi, le storie e quant'altro, ma è una storia, diciamo, interna a Merlin. Il fatto che Jeff Parker si dice appunto che abbia sviluppato questo per una water ride a tema pirati per Gardaland, quindi ci sta, ma il fatto che sia stato registrato in tantissimi stati fa pensare che in realtà Merlin pensi poi di utilizzare lo stesso IP, lo stesso brand, la stessa storia anche in altri parchi. E non sarebbe la prima volta che Merlin si sente un po' Disney nel replicare, diciamo, la stessa attrazione o lo stesso IP. Si pensa ad esempio che ci sono due Nemesis, quindi gli Inverted, a un certo punto per Merlin si chiamavano tutti Nemesis, o ci sono due Oblivion, quindi anche i Dive Coaster erano Oblivion, e in generale comunque tendono a costruire delle storie, degli IP, soprattutto se ci investono dei soldi, e poi cercare di replicarli. Un altro esempio, anche se un IP esterno, può essere il discorso di Jumanji, che è stato implementato in diversi parchi di Merlin, due, ma probabilmente ne arriveranno anche altri. Quindi sappiamo che questo Animal Treasure Island è un IP proprietario di Merlin, e al momento verrà utilizzato, prima implementazione saranno i corsari di Gardaland, ma possiamo aspettarci che arrivi anche in altri parchi. Allora, prima di tutto è doveroso precisare che non è l'Animal Treasure Island che già esiste. Esiste un cartone animato degli anni 70, giapponese, vi mando qui un pezzettino del trailer, che stranamente si chiama Animal Treasure Island, parla di corsari, ci sono appunto questi animali, pirati, eccetera, eccetera, e quindi fa un po' ridere che Merlin sia riuscita, anzi stia cercando di registrare questo marchio, perché in realtà è una cosa che tra virgolette già esiste. Però è doveroso precisare che non c'entra nulla con quel cartone animato, questa è una cosa ex novo fatta da Merlin. E allora cosa ci possiamo aspettare per i corsari? Ma secondo me dobbiamo vedere un po' delle implementazioni simili di Merlin negli altri parchi, penso soprattutto a Alton Towers e Chessington, con tema cartoni, tema comunque per bambini, e vedere come sono state implementate. I due esempi sono uno, Gangster Granny, che è basata su un libro per bambini ed è una dark ride molto simile a Jumanji, nel senso che i veicoli sono simili anche
che sono la generazione prima, realizzazione però molto economica, fatta di sagome 2D con proiezioni, tanti schermi, pochissimi props fisici. Ma forse guardare soprattutto a Gruffalo, a Chessington, che era una volta Bubble Works e poi è stata convertita a Gruffalo, quindi di nuovo tema bambini, tenendo il sistema di ride immutato e andando semplicemente a cambiare tutta la scenografia. Allora, non è stata sicuramente le operazioni più felici, uno perché la ride di prima io non l'ho mai fatta, ma ho guardato un po' di POV, era molto molto bella, in realtà Gruffalo di nuovo sembra una realizzazione un pochino troppo economica, ma in realtà potrebbe essere un intervento simile anche per i corsari. In quel caso hanno svuotato assolutamente tutto e hanno rimpiazzato tutte le scenografie. Cosa possiamo aspettarci per i corsari? Allora, per i corsari bisogna dire che le scenografie che ci sono sono enormi, imponenti, molto molto belle, però a mio avviso si sposerebbero molto poco con un tema di cartoni animati. Non sappiamo ancora cosa sarà questa IP esattamente, ma se fosse molto sul cartone animato, quelle scenografie iperrealistiche o comunque molto realistiche avrebbero un po' poco da dire. C'è però per contro da ipotizzare che non hanno tantissimo tempo, parliamo di 6-7 mesi perché si parla di apertura per l'apertura del parco a marzo, e quindi c'è da sperare che forse qualcosa si salvi, anche se a oggi secondo me la cosa più probabile è che svuotino completamente tutto e rimpiazzino tutta la scenografia. Con cosa? Guardando a Gruffalo e guardando a Guns & Granny, probabilmente con delle cose molto 2D o comunque molto economiche, e ho anche un po' il dubbio di The Curse of Alton Manor, dove il buio la fa da padrone, perché fare delle scene completamente al buio, delle transizioni completamente al buio, costa poco e niente, perché basta spegnere le luci e non mettere niente. Quindi temo anche per i corsari parecchiare molto molto al buio, ma soprattutto temo delle scenografie molto fumettose, molto 2D, molto molto economiche, che sarebbe un peccato mortale vista la maestosità da cui arriviamo. In generale i dubbi sono comunque tanti, perché anche tutto il villaggio inglese fuori, molto bello, molto realistico, non si sposa più di tanto con una veste di cartone animato. Purtroppo però il destino dei corsari sembra scritto, si passerà da un'attrazione molto simile ai Pirati dei Caraibi per diventare una cosa molto più da bambini, molto più cartone animato e temo molto più economica nella realizzazione, ma speriamo insomma che Merlin rispetti un po' la storia dell'Heritage, anche se in quella rassicurazione che aveva rilasciato Merlin, ne avevamo parlato nel video precedente, hanno detto che si sarebbero ispirati semplicemente alla maestosità e alla tipologia di attrazione, quindi avevano già detto che sarebbero stata in realtà stravolta di per sé, e qui purtroppo abbiamo delle conferme. Ma al di là di Gardaland, cosa succederà per questo Animal Treasure Island? Allora, io ho due visioni, diciamo. Una è che questo IP venga utilizzato in tutte le aree a tema pirati, e ce ne sono tantissime, nei parchi Merlin. Quindi ci sarà probabilmente un rollout graduale in cui tutte le aree a tema pirati nei parchi Merlin diventeranno Animal Treasure Island. Quindi una sorta di Merlin, di nuovo, che si sente un po' Disney e che crea un IP e poi lo implementa in tutti i parchi. E poi c'è un'altra cosa, c'è questo accordo che ha fatto Merlin con Wheelhouse, che è una casa di produzione televisiva, che all'inizio sembrava fosse più per fare dei documentari, dei reality show utilizzando i parchi eccetera, ma poi leggendo bene l'articolo si parla anche di portare gli IP di Merlin al di fuori dei parchi. Inizialmente avevamo pensato tutti a Nemesis, quindi di fare una sorta di di serie TV sulla storia di Nemesis, ma in realtà a questo punto ci si potrebbe anche aspettare che questo Animal Treasure Island diventi anche una serie di cartoni animati che prima o poi vedremo in TV, realizzata da Merlin, o meglio da Wheelhouse in collaborazione con Merlin o utilizzando un IP di Merlin. Quindi questo sarà la base per i corsari, potrebbe diventare il tema di tutte le aree a tema pirati nei parchi Merlin, ma prima o poi potremo vederlo anche in TV come cartone animato.
E allora, nella speranza che l'unica cosa bella dei corsari che hanno fatto, che ovviamente è questo. Lui, il tuffo nel blu, nella speranza che un tuffo nel blu trovi ancora posto sul ponte della galeone dei corsari, probabilmente no, ma staremo a vedere. Ovviamente le speranze che i corsari 2025 siano una cosa stupenda e maestosa, ormai direi che l'abbiamo lasciato un po' alle spalle. Speriamo non sia un completo disastro. Ovviamente se ci saranno altri aggiornamenti farò altri video, e quindi buon Ferragosto, ma soprattutto iscrivetevi al canale.